guardiamo sul dizionario, alla parola eroe troviamo una serie di significati che nell'immaginario comune disegnano una persona eccezionale, straordinaria, disposta a sacrificarsi senza paura e senza esitazione, anzi a cercarlo proprio il sacrificio, perché di solito gli eroi sono quelli che muoiono. Però ci sono anche eroi diversi, quelli che non ci pensano proprio a sacrificarsi, perché sono persone comuni, come tutti, hanno famiglie, genitori, figli, la amano la vita e non vogliono certo lasciarla. Però c'è qualcosa, il senso del dovere, la ricerca della verità e della giustizia, l'amore per la gente o per il proprio lavoro, per farlo bene, fino in fondo, sempre. Questi non ci pensano proprio ad essere eroi, ma quando succede, quando incontrano qualcosa che deve essere fatto, che deve essere raccontato, non riescono a tirarsi indietro e vanno avanti fino in fondo, costi quello che costi. Questa è la storia di due giornalisti che amavano il loro mestiere, che sapevano farlo bene e che volevano farlo fino in fondo, per la gente, per la verità e per la giustizia, e che nel fare questo sono morti. La nostra storia inizia una domenica di marzo del 1994, 20 marzo 1994. Fa caldo, un caldo umido e afoso, perché siamo ancora in primavera, va bene, ma quella è Mogadiscio, la capitale della Somalia, e a Mogadiscio, anche a marzo, anche in primavera, fa caldo. All'aeroporto non è che si stia meglio, c'è sempre vento sulle piste, ma non quel giorno, non a Mogadiscio. C'è un aereo, un C-130 dell'ONU, che è appena atterrato e da quello escono alcune persone. Tra loro ce ne sono due, una giovane donna che si chiama Ilaria e un uomo che si chiama Miran. Sono due giornalisti, lavorano per la RAI, per il TG3. Sono in Somalia perché ci sono molte cose da raccontare, perché quelli sono giorni particolari per la Somalia. L'opinione generale a Mogadiscio è che ormai sia guerra aperta. Alle mie spalle il teatro delle operazioni di questa mattina. La Somalia è sconvolta da una guerra civile che da 3 anni ha gettato il paese nel caos. Le cose vanno talmente male che l'ONU ha deciso di sospendere la missione di polizia internazionale, Restore Hope, ridare speranza, l'avevano chiamata, e di ritirare i contingenti internazionali. Gli americani se ne sono già andati, gli italiani stanno partendo in quei giorni e il paese sta per tornare nell'anarchia più completa. Ilaria e Miran scendono dall'aereo e già qui c'è qualcosa che non torna, qualcosa che non funziona. Perché dovrebbe esserci una macchina, una Toyota pick-up ad aspettarli con un autista e due guardie armate, ma non c'è. È un guaio, perché siamo in Somalia, nei tempi della guerra civile, quello è l'aeroporto di Mogadiscio, gestito dall'ONU. Non è che si può chiamare un taxi o prendere la metropolitana.
Qualcuno che gli dà un passaggio, però, lo trovano. Un chilometro e mezzo, 10 minuti di una stradina sterrata e arrivano al loro albergo, l'hotel Safi. Camere 203 e 204. Ilaria e Miran disfano i bagagli, fanno una doccia e si cambiano. Poi scendono nella hall e si rilassano. Ilaria e Miran, però, non sono due turisti in vacanza, sono due giornalisti e stanno lavorando. Si lavora sempre in quelle situazioni. Così Ilaria fa una telefonata. Chiama il suo capo servizio al TG3, il giornalista Flavio Fusi, e gli chiede conferma del ponte satellitare con cui inviare il servizio. E questa sarebbe routine, perché è il mestiere di Ilaria. Poi però gli dice anche un'altra cosa. Gli dice che ha una storia, una bella storia da raccontare. Ilaria telefonò in redazione dopo qualche giorno di silenzio, un silenzio anche che ci preoccupò abbastanza, preoccupò soprattutto la famiglia. Io ero in redazione in quel momento, presi io la telefonata e lei mi disse: sono a Mogadiscio, sono stata a Bosaso, non lo sapevamo, e ho del buon materiale, ho delle buone storie per il giornale. Fu una telefonata molto breve. Ilaria è una giornalista, ma è anche una giovane donna, ha poco più di 30 anni. Ci sono i genitori a casa che aspettano, e anche se quello è il suo mestiere, il mestiere che ha scelto, a sapere una figlia laggiù, a Mogadiscio, naturalmente, non sono tranquilli. Rientrando a Mogadiscio, alle 12:30 mi fa una telefonata e mi dice che sta bene, che è un po' stanca, però insomma va tutto bene. Io sono felice, purtroppo, e dico questo perché sapevo che a Mogadiscio conosceva, era conosciuta, c'erano tanti giornalisti amici, eccetera, per cui mi ero tranquillizzata insieme a mio marito che lei fosse arrivata, fosse tornata a Mogadiscio. E io le chiedo quando sarebbe rientrata a Roma, e lei mi dice che avrebbe chiesto al direttore se l'avesse lasciata qualche giorno in più a Mogadiscio per vedere il comportamento della popolazione dopo la partenza del contingente italiano. E io ho detto: ma Ilaria, dai, torna, mamma, per favore. Allora, di fronte a questo mamma, per favore, io mi sono tacitata. E a questo punto che succede un'altra cosa strana, un'altra di quelle cose che non tornano. Ilaria e Miran sono in albergo, hanno mangiato, hanno parlato con i pochi colleghi rimasti, nessun italiano, perché i giornalisti italiani sono già partiti, sono andati tutti a Nairobi. Anche Miran ha chiamato a casa, ha un figlio di 8 anni che sente tutte le volte che può. E poi c'è quel pezzo che hanno annunciato al capo servizio, il pezzo importante, che bisogna scrivere, montare e spedire per le 7. Ma poi, all'improvviso, Ilaria cerca Miran. Chiamano l'autista, quello che li doveva aspettare in aeroporto con la Toyota pick-up. Lo trovano e si fanno portare di corsa ad un altro albergo, l'hotel Ammana. Che si trova da un'altra parte, non molto distante dal punto di vista dello spazio, ma comunque lontanissimo, perché sta in una zona molto pericolosa. Sta a nord e per arrivarci bisogna attraversare la linea verde, una specie di terra di nessuno presidiata dai checkpoint dell'ONU che divide in due la città. La zona nord, controllata dalle milizie di Ali Mahdi, e quella sud, dove stanno loro, controllata da quelle di Aidid, l'altro signore della guerra che si divide la città. Ilaria e Miran passano attraverso un checkpoint del contingente pakistano dell'ONU, attraversano la linea verde e arrivano all'hotel Ammana.
In albergo ci restano molto poco. Escono quasi subito per andare alla Toyota, che li aspetta per riportarli all'hotel Saafi, di nuovo dall'altra parte della città, oltre la linea verde. Miran sale accanto all'autista, al posto del passeggero, e Ilaria dietro. C'è anche una guardia di scorta, un giovane somalo armato di calotti. Prima di salire, però, Ilaria ha dovuto praticamente girare attorno ad una macchina che stava davanti alla porta dell'albergo, un altro fuoristrada. Una Land Rover con 7 uomini a bordo, armati. Poi la macchina di Ilaria e Miran parte e si allontana dall'hotel. Attenzione però, perché anche la Land Rover parte e li segue. Ma chi sono quei due giornalisti? Ilaria e Miran, chi sono veramente? Tutte le storie, anche le storie di segreti e di misteri come quelle che raccontiamo, alla fine sono sempre una cosa, sono storie di persone. Al posto di blocco del pasticcio, dove il 2 luglio sono stati uccisi 3 italiani, la situazione non riesce a tornare normale. Ci sono le trame, ci sono le ombre, i complotti, le ragioni di Stato. Oppure non c'è nient'altro che il caso, ma comunque alla fine restano sempre loro, le persone. E una chiave per capire quei misteri e quei segreti passa proprio attraverso di loro. Ma sei matto! Non sprecare che non sai la cassetta finita. Va bene. E allora? Chi sono Ilaria Alpi e Miran Robatin? Due giornalisti della RAI, va bene, ma due giornalisti come? Ilaria non è uno di quei giornalisti che ad un certo punto della vita scelgono il proprio mestiere come uno sbocco professionale, magari per quello che hanno studiato. Ilaria è una che il mestiere del giornalista, la passione del giornalista, lo sente fino da piccola. Ilaria ha cominciato ad avere la passione per il giornalismo che era in terza media, mi ricordo. Lei andava in una scuola pubblica a tempo pieno e il pomeriggio faceva lezioni di giornalismo, molto limitato ovviamente data l'età. E lei si divertiva, gli avevano dato un microfono e andava in giro per il quartiere a chiedere, così parlava con le persone, chiedeva che giornali leggevano, faceva delle domande semplici da bambina di 13 anni. Poi Ilaria cresce, va all'università, si laurea in lettere e frequenta gli studi di cultura e di lingua islamica al Dipartimento di Studi Orientale della Sapienza a Roma. Ha fatto un'altra scelta, Ilaria, che condizionerà la sua vita. Ne aveva già fatta una quando aveva cominciato ad andare in giro col microfono a 13 anni. Adesso ne fa un'altra quando decide di imparare una lingua ancora poco conosciuta ma sempre più importante come l'arabo. Soprattutto perché la impara molto bene. Ilaria era una ragazza con una volontà molto forte, tenace, molto curiosa, molto amava molto viaggiare. Ed era una donna, giovane donna, molto, lei aveva sempre le cause perse, io dicevo sempre, lei doveva aiutare sempre qualcuno. Così comincia a fare la giornalista, come corrispondente dal Cairo, in Egitto, per quotidiani come l'Unità o Paese Sera, o curando la rassegna stampa dal Medio Oriente per Italia Radio. Poi un giorno sua madre viene a sapere che alla RAI c'è un concorso per giornalisti. Io le telefonai e le dissi se voleva partecipare a questo concorso. E lei prima sì, poi no, ma mamma figurati come fai, figurati se io entro in RAI, conosciamo nessuno. Beh, insomma, tu prova, se non entri, pazienza, farei un'altra cosa. Al concorso per giornalisti, tra gli esami scritti, c'è anche quello di lingua straniera.
e Ilaria naturalmente sceglie l'arabo. È sempre lui, l'arabo, che determina il suo destino. Il suo compito è fatto così bene che tra i 6.000 iscritti al concorso Ilaria si classifica come prima. Così passa il concorso e viene assunta in Rai. Ilaria Alpi arrivò molto giovane al TG3, fu assegnata immediatamente alla redazione esteri. Io a quell'epoca ero alla redazione interni, il politico, e quindi lei iniziò subito questo lavoro di un po' di cucina, perché quando si entra nei telegiornali all'inizio si fa la cucina naturalmente, quindi scriveva le notizie per i telegiornali, guardava le agenzie, e poi invece proprio per questo suo sapere così bene l'arabo, che potete immaginare, nessun altro nella redazione sapeva l'arabo appunto come Ilaria, lei fu mandata in questi posti come appunto la Somalia. Io mi ricordo quando ci incontravamo nei corridoi che lei portava, non so, tutti dei braccialetti oppure dei disegni che le facevano le donne somale, e li portava con molto orgoglio. È brava Ilaria, ama il suo mestiere e sa farlo bene. Accetta tutti i servizi che le propongono e ci mette tutta la sua professionalità, tutta la sua passione. Provare 1-2, provare giornata di trattative a Mogadiscio. Dai. Giornata di trattative a Mogadiscio. Al posto di blocco pasta, quello italiano, nessuno è tranquillo. Era una giornalista che non appariva mai in video, si vedeva questa mano con in mano il gelato, il volto non si vedeva mai. E noi le dicevamo tante volte, fatti vedere così vediamo come stai. E lei ci diceva, la televisione non è fatta per me, per quelli che io intervisto, delle cose di cui io parlo. E poi questo... voglio ricordarlo perché era un suo problema fondamentale, questo suo grande rispetto per le culture diverse, era di un antirazzismo feroce qualche volta. Il fatto di conoscere l'arabo l'aiuta, le permette di entrare nella cultura dei paesi di cui si occupa, soprattutto la Somalia, che è un paese difficile, perché laggiù c'è la guerra. E lei non è John Rambo o Lara Croft, lei è soltanto Ilaria, una giovane donna di 30 anni, curiosa, appassionata e brava. Io me la ricordo sempre così, come una ragazza dolcissima, una bella ragazza con questi capelli lunghi biondi, aveva un sorriso... era solare, Ilaria era una ragazza solare, ogni volta che ci incontravamo, per esempio in corridoio, io stavo alla redazione politica, lei alla redazione esteri, quindi ci incontravamo spesso in corridoio e aveva sempre un sorriso per tutti, era una persona veramente solare e bella. Miran Hrovatin, invece, ha 49 anni ed è un triestino di origine slovena. Comincia come fotografo e poi passa la macchina da presa. Lavora per una piccola agenzia di informazione che lavora soprattutto per Tele Capodistria e per la TV jugoslava. Poi nel 91 la piccola agenzia chiude e Miran comincia a fare il freelance. E di lavoro dalle sue parti ce n'è, perché è appena scoppiata la guerra nella ex Jugoslavia, prima in Croazia e poi in Bosnia. Oce. Oce, nadaš se, što? Ne znam. Šta bih htio? Da prestane rat. Tako, dobro. Miran con i bambini, che chiacchiera, spiega, scopre storie e racconti, conosceva la lingua, il paese, la sua gente, aveva amici dappertutto. C'è bisogno di qualcuno che conosca quei posti e soprattutto che parli le lingue. Miran parla lo sloveno, che è la sua madrelingua, parla l'italiano naturalmente, l'inglese e il serbo croato e soprattutto è bravo. Lui tornava distrutto da questa esperienza, era una persona molto sensibile e soffriva assieme a quella gente. Mi raccontava di bambini, di gente anziana, di gente sofferente e tornava stanco e disperato. Ma era una persona che amava profondamente il suo lavoro. Miran Hrovatin lavora come freelance in Slovenia.
Appena scoppia la guerra nella ex Jugoslavia, va in Serbia e anche a Sarajevo per lunghissimi periodi a documentare la vita della città assediata, devastata dalle bombe dei mortai serbi e dai tiri dei cecchini. È bravo Miran. Per riprendere una guerra con la telecamera bisogna essere rapidi e precisi. E Miran lo fa. Riprende una guerra brutta come solo le guerre civili sanno essere, ma lo fa in una maniera molto particolare. Mancava per esempio in Iran completamente la voglia di sfruttare la crudezza delle immagini o sfruttare il dolore delle persone coinvolte nella guerra. Mi ricordo, avevo visto le immagini girate alla strage, il macello sarebbe più esatto dire, del mercato di Sarajevo, quando erano cadute dei proiettili di mortaio, proprio fra la gente, fra le bancarelle che faceva la spesa. Ed era veramente una scena impressionanti. E Miran aveva girato con una specie di dolcezza, senza infierire sul dettaglio che magari per un altro operatore più crudo, diciamo, insomma, sarebbe stato quasi un dovere, no? Ma il dovere di cronaca. Il dovere di cronaca non vuol dire indugiare a tutti i costi sul macello. Miran Hrovatin e Ilaria Alpi si trovano a lavorare assieme ancora prima di andare in Somalia, nel marzo del 1994. Sono tutti e due a Belgrado, lei inviata del TG3 e lui freelance che deve accompagnarla come producer. Reporter di una guerra senza un fronte chiaro, una differenza netta tra buoni e cattivi. Sono ormai 60 i giornalisti, fotografi, teleoperatori morti in 2 anni e mezzo di conflitto in Bosnia. Eppure si continua a partire. Per qualcuno si tratta di una missione. Non è più un semplice mestiere. Tante sono state le polemiche contro il ruolo della stampa nel conflitto, ma l'occhio della telecamera è stato spesso l'unico modo per testimoniare. Lavorano bene assieme, perché hanno tutte e due lo stesso modo di vedere le cose. Anche Miran è uno che ama il suo lavoro, che quando c'è bisogno arriva e non si tira mai indietro. Miran era un grande ottimista, era una persona dotata di una personalità solare. Miran era uno che vedeva sempre il bicchiere mezzo pieno e se poteva darci una mano te la dava sempre. Anche a persone che conosceva poco, che qualche volta magari si saranno anche approfittate di questa sua disponibilità, era capace di lasciare perdere quello che stava facendo per venirti ad aiutare, a darti un consiglio, eccetera, o fare una chiacchierata fino alle 2 di notte. Bene. Questi sono Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, due giornalisti e due giornalisti così. Li abbiamo lasciati in quella Toyota pick-up che si allontana dall'hotel Ammana, diretta alla linea verde e poi alla parte sud della città. Dietro, a seguirla, c'è una Land Rover targata Emirati Arabi con 7 uomini a bordo. Poi, all'improvviso, la Land Rover accelera, taglia la strada alla Toyota e la blocca. Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore Miran Hrovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così. La notizia arriva in modo, come sempre, del tutto improvviso. Mi ricordo che eravamo a mensa, in fila a mensa per mangiare, e un collega del TG2 ci dice: guarda, è arrivata un dispaccio d'agenzia che dice che c'è stato un agguato a Mogadiscio, un attentato,
e c'è un ferito o un morto e parla di giornalisti italiani del TG3 della RAI. Quindi siamo saliti subito in redazione e già la notizia era precisa. La notizia era che c'era stato questo agguato a Mogadiscio e che erano stati uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Un giorno terribile, perché comunque in qualche modo dovevamo lavorare, però fare il telegiornale in qualche modo forse ci distraeva, non so, dal piangere. Io mi ricordo che ci abbracciavamo un po' tutti, andavamo in studio e ci veniva proprio difficile parlare di lei, perché per noi era Ilaria, invece dovevamo dire nome e cognome, Ilaria Alpi, che è morta alle ore 8. Sono le 3 del pomeriggio a Mogadiscio. A casa, in Italia, siamo 2 ore indietro ed è ancora l'1. Nessuno sospetta niente. Ian, il figlio di Miran, è a Trieste, ha 8 anni, fa la 4ª elementare e non ne sa niente di guerre e di armi vere. Un'amica mi telefona. Le immagini andavano già in onda alla televisione. Mio figlio era seduto col televisore spento e questa amica da Roma, terrorizzata, perché immaginava, era pomeriggio, che il bambino poteva accendere la televisione, mi telefona e mi dice: Patrizia, Miran è morto. Io l'ho saputo così. Mio figlio era in casa, io sono corsa in casa per assicurarmi che lui non avesse acceso la televisione. Le immagini so che andavano in onda già da parecchio. Anche il padre e la madre di Ilaria sono tranquilli, a Roma, per quanto si può stare tranquilli quando si ha una figlia che fa la giornalista in Somalia. Però Ilaria ha telefonato, ha detto che tutto è a posto e che presto torna. Che poi è quello che direbbe qualunque figlia ai genitori, anche dalla guerra, anche dalla Somalia. Alle 14:30 ricevo una telefonata dalla RAI che mi danno, della redazione del TG3, e mi danno la notizia che Ilaria è morta. Ovviamente all'inizio non credo a questo, perché io ci avevo parlato 2 ore prima, e invece no, mi dicono che in un agguato è morta, senza darmi ovviamente tanti particolari, perché non li avevano nemmeno loro. E io ho dovuto, mio marito stava riposando, ero sola in casa ovviamente, perché Ilaria era figlia unica, e ho svegliato mio marito per dargli la notizia. E vabbè, questo è da immaginare che cosa è stato per noi quel momento, che non dimenticheremo mai. E ci è venuta a mancare questa figlia che per noi era, come per tutti i genitori, era la vita. Avete un figlio di 8 anni, Ian. Come ha reagito? Stanotte ho dormito da un'amica. Questa mattina sono andata a prenderlo alle 7:30 e gliel'ho detto. Ha reagito bene. Lui è come suo padre. Tutto in un pezzo. Ha pianto un po'. Molto controllato. Mi ha detto delle frasi... le frasi giuste. Mi ha detto: mamma, sono stato solo 8 anni con lui, troppo poco. Miran e Ilaria sono morti. Sono dentro quella macchina inchiodata in mezzo alla strada, a Mogadiscio Nord. Miran è davanti, inchiodato al suo posto, con la testa reclinata sul sedile. Ilaria è dietro, stesa sul fianco sinistro, e ha una mano sulla testa, quasi volesse proteggersi. Il primo ad arrivare sul posto è un italiano, un imprenditore che vive a Mogadiscio da 10 anni e ha l'abitazione e il magazzino da quelle parti. Si chiama Giancarlo Marocchino. Il contingente italiano è partito, ma nel porto c'è l'incrociatore Garibaldi con le sue attrezzature logistiche. In città ci sono ancora autorità militari, un reparto dei carabinieri del battaglione Tuscania, i servizi segreti naturalmente, e l'ambasciatore italiano. L'ambasciata italiana, o meglio quello che ne resta, è a 50 metri da lì e si sentono gli spari, ma non viene nessuno.
L'unico ad arrivare sul posto è il signor marocchino, che viene raggiunto poco dopo da due giornalisti italiani, Gabriella Simoni, di Studio Aperto, e Giovanni Porzio, di Panorama, a cui si aggiungono poi anche gli operatori di una TV americana, la ABC, e della televisione svizzera, che riprendono tutto quello che succede. Dal filmato dell'ABC si vede anche, con estrema chiarezza, che ci fu una omissione di soccorso da parte di tutte le autorità italiane e internazionali che erano presenti ancora numerose in quel momento in Somalia e a Mogadiscio. Cioè non c'è nessun militare, nessun carabiniere, nessuna autorità, neanche dell'intelligence, che si reca sul luogo dell'agguato. Nonostante che si sappia con estrema chiarezza e certezza che a circa 50 metri era presente una pattuglia dell'intelligence dell'UNOSOM comandata da un italiano, il colonnello Fulvio Vezzalini. Il signor marocchino chiama le autorità militari via radio e chiede soccorso, ma gli rispondono che non verrà nessuno, è troppo pericoloso. Deve pensarci lui che è già sul posto, deve prendere i due giornalisti e portarli al Porto Vecchio, alla nave Garibaldi. Non vengono qua questi maledetti. Ilaria e Miran vengono presi, tirati fuori dalla Toyota pick-up e portati sull'auto del signor marocchino. Dai, forza! Miran è già morto, ma Ilaria è ancora viva. Dopo pochi minuti è arrivato questo elicottero che si era stato dalla Garibaldi, credo, la nave Garibaldi, e ha atterrato proprio vicino alla macchina, è sceso un dottore militare, e io ho detto: guardi che mi sembra ancora che è ancora in vita. Difatti lui si è avvicinato a Ilaria e così si è avuto come un sorriso, ha detto, e anche lui lì per lì ci sembrava ancora in vita. E poi dopo quando ci ha messo... Il sorriso? No, il militare, no, come ha sentito la ragazza che l'ha presa, anche lui, lì per lì anche lui ci è sembrato. Poi quando ci ha messo la maschera, dopo un po' di fatti, questa maschera l'ha fatto due o tre volte, che poi dopo, diciamo, è aspirata. Di fatto anche lui ha scosso la testa e mi ha detto: niente, è morta. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono adagiati su un lenzuolo sulla banchina del porto. Lì scende un elicottero della Garibaldi che li porta sulla nave, dove vengono esaminati da un medico militare. Poi l'elicottero li riprende e li porta all'aeroporto, all'obitorio della Brown & Roots, una ditta privata specializzata in servizi per le basi americane. Da quel momento in poi avviene tutto molto in fretta. Alle 9 del mattino del 21 marzo arriva un G-222 dell'aeronautica italiana da Mombasa, che carica due bare avvolte nella bandiera della Marina Militare. Ilaria e Miran arrivano in Italia alle 2 di notte del 22 marzo. Miran prosegue il viaggio per Trieste dalla sua famiglia. Il giorno dopo vengono sepolti. Ma c'è qualcosa che non torna. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono due giornalisti italiani. Sono stati uccisi in un paese straniero in guerra e sono stati uccisi in quel modo. Dovrebbe esserci subito un'inchiesta, dovrebbero esserci delle indagini, soprattutto laggiù, a Mogadiscio. In quel momento, è domenica, 20 marzo 1994, sono presenti molte autorità italiane e internazionali a Mogadiscio, è presente anche una pattuglia di carabinieri a seguito dell'ambasciatore che ha anche compiti di indagine. Eppure, quel giorno,
nessuna indagine viene compiuta. Non vengono sequestrate le armi della scorta e dell'autista di Ilaria Alpi, che pure era armato ed aveva una pistola e anche a sua detta sparò ben 3 colpi. Non viene fatto nessun rilievo, nessun disegno sulla macchina, non vengono prelevate impronte di nessun tipo. E anche in Italia le cose vanno molto in fretta. A Ilaria non viene fatta neanche l'autopsia. E il primo magistrato che si vede arriva il giorno del suo funerale, quando il funzionario cimiteriale si rifiuta di chiudere la bara senza un riconoscimento ufficiale. Abbiamo aspettato 2 ore che venisse tumulato il corpo di nostra figlia. E invece, purtroppo, no, questo non avveniva, questo avvenimento. E venne un funzionario cimiteriale a dirci che stavano aspettando il magistrato di turno perché non c'era stato il riconoscimento della salma. Dico, eravamo noi lì a Ciampino, c'erano i parenti, mia sorella, gli zii, cioè, potevano chiamare qualcuno, vabbè, non è stato fatto. Abbiamo aspettato più di 2 ore e lì è venuto il primo magistrato, Andrea De Gasperis, insieme al medico legale della Procura di Roma. A questo punto arriva il sostituto procuratore Andrea De Gasperis con un medico legale della Procura che fa un esame esterno del corpo di Ilaria. Poi, qualche giorno dopo, sulla base della denuncia contro ignoti di Luciana e Giorgio Alpi, i genitori di Ilaria, il magistrato apre un fascicolo di indagini. Ma non sono soltanto Ilaria e Miran ad essere trattati con tanta fretta e per qualcuno anche con superficialità. Ci sono anche le loro cose. A recuperare i bagagli che Ilaria e Miran hanno lasciato nelle camere 203 e 204 dell'hotel Saafi, che sta a Mogadiscio Sud, vanno Gabriella Simoni e Giovanni Porzio e con loro ci sono anche alcuni giornalisti della TV svizzera che filmano tutto. C'è una gran confusione nelle stanze 203 e 204. Per forza, stanno lavorando Ilaria e Miran, non sono in vacanza. Ci sono tante cose, cose da giornalisti. Ci sono 5 taccuini per appunti, perché Ilaria era una che scriveva moltissimo, come dicono tutti. Praticamente non c'è un servizio in cui non la si veda con una penna in mano. C'è anche un foglio con un elenco di numeri telefonici e di frequenze radio e una macchina fotografica. E a questo vanno aggiunti i foglietti che Ilaria teneva nella tasca della camicetta quando è stata uccisa. Nella stanza di Miran ci sono una 20 di cassette, perché è uno bravo Miran, lo abbiamo detto, e quando gira documenta tutto quello che vede. Le cassette poi sono scrupolosamente classificate, contrassegnate da numeri progressivi, scalettate punto per punto nel loro contenuto e con i numeri dei time code segnati accanto. Io le ricordo una 20 ad averle messe in una borsa blu della Porta Brace, almeno una 20. Tutto questo viene infilato in uno zaino e consegnato al comandante dell'aereo che dovrà riportare Ilaria e Miran in Italia. I documenti e gli effetti personali invece vengono infilati in una busta sigillata e consegnata al presidente della RAI e al direttore generale, che sono arrivati in Somalia. Nella busta ci sono anche i rapporti dei medici della base americana, con un disegno con i punti delle ferite sui corpi di Ilaria e Miran. E ci sono anche i certificati di morte stesi dall'ufficiale medico dell'incrociatore Garibaldi. Tutti sigillati e inventariati, e spediti a Luxor, in Egitto, in aereo. 14 colli, 2 buste e una borsetta nera. E già qui
A Luxor cominciano i problemi, perché i bagagli sono confusi e i sigilli a volte non ci sono, oppure a volte sono rotti. A Luxor, bagagli e passeggeri passano assieme a Miran e Ilaria su un volo militare diretto in Italia. All'arrivo all'aeroporto di Ciampino nessuno sequestra niente, le borse vengono aperte, controllate, parte del contenuto viene consegnato alla RAI per essere trasmesso, parte viene riconsegnata alle famiglie. Però alla fine i conti non tornano. Perché i taccuini di Ilaria non sono più 5, ma 3. E le cassette di Miran sono soltanto 6. E dalla busta sigillata, che è stata aperta, manca il rapporto dei medici americani, il certificato di morte di Ilaria e le fotografie dei corpi scattate sulla nave Garibaldi. Le cassette di Miran Hrovatin e gli appunti di Ilaria Alpi non sono le uniche cose che si perdono in questa storia. Sulla nave Garibaldi c'è un operatore del TG2 che riprende tutto quello che succede dall'arrivo dei corpi di Ilaria e Miran. Le cassette viaggiano dentro un sacchetto assieme ai bagagli di Ilaria, arrivano fino a Roma e poi si perdono, svaniscono, come se non fossero mai esistite. Le spiegazioni possono essere tante. Ho uno scetticismo di partenza. A volte succede che gli investigatori abbiano un pregiudizio. Nel caso in esame, il pregiudizio sarebbe che in una terra così travagliata come la Somalia, il fatto che due giornalisti vengano ammazzati, tutto sommato, sia da mettere nel conto. Superficialità e fretta. Però attenzione, perché fin dall'inizio sono in molti a pensare che oltre alla superficialità e alla fretta ci sia dietro anche qualcos'altro e che comunque si debba andare fino in fondo. Sono morte due persone, due giornalisti, e si fa presto a farne degli eroi e a fare quello che di solito si fa con gli eroi: celebrarli, santificarli e dimenticarli. Ma in questo caso no. In questo caso ci sono tante domande che restano e a cui molti, i genitori di Ilaria e signori Alpi, per esempio, vorrebbero dare una risposta. Sentivo con lei, con le sue parole, vedevo la mia gente, tutto. Lei è somala? Sì, sono somala. Io sto da tanti anni in Italia e ormai sono 6-8 anni che sono tornata e non sono tornata più nel mio paese. E me lo sono sentita di venire a dare questo saluto per dire grazie. Ed è una cosa che mi fa molto dispiacere, a parte la sua perdita, che siano stati dei somali a fare questa cosa qui. Due domande, soprattutto. Come sono morti Ilaria e Miran? E perché? Del mistero della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin se ne sono occupati in tanti. C'è stata un'inchiesta della magistratura che ha visto avvicendarsi 3 sostituti procuratori, più un giudice per le indagini preliminari e anche la Corte di Cassazione. C'è un processo con una sentenza passata in giudicato e ci sono anche 2 commissioni parlamentari d'inchiesta. Quella sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Paolo Russo, e quella specifica sulla morte dei 2 giornalisti, presieduta dall'onorevole Carlo Taormina. Le domande a cui cercano di dare risposta sono sempre quelle. Come sono morti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin? Chi li ha uccisi? E soprattutto, perché? Appena uscita dalla Mana Hotel,
è stata inseguita, lei e la sua macchina, con Rovati, da un comando che li aspettava fuori l'albergo, con 6 uomini a bordo armati. Hanno fatto 100 metri, gli hanno sbarrato la strada, ci sono sparati pochissimi colpi e Ilaria e Miran sono morti. Cos'è successo esattamente alle 3 del pomeriggio del 20 marzo 1994? Ci hanno dato un agguato, ci hanno sparato, li hanno proprio mitragliati. Hanno ferito 2 della scorta e l'autista diciamo, è stato ferito e loro hanno preso 3-4 colpi nella testa. E poi abbiamo visto che erano stati uccisi con un colpo alla testa, tutte e due, quindi abbiamo capito che non era uno sbaglio, non era uno scontro a fuoco, non era una pallottola che li aveva colpiti per caso, era stata un'esecuzione e noi l'abbiamo chiamato un assassino, ma di questo si tratta, insomma di questo noi siamo certi. Sono stati seguiti da una macchina con 6 uomini armati, nei pressi dell'ambasciata questa autovettura sovravanzata, quella dei giornalisti, li ha bloccata, si sono avvicinati e li hanno freddati con la tecnica da mafiosi. Le ricostruzioni e le testimonianze raccolte nel corso del tempo sono contraddittorie. Secondo me, magari una parolaccia, ma io dico che con la testa di cazzo di quel ragazzo che sparava per primo, lei poteva essere ancora in vita, perché lei, secondo me, la rapivano, secondo la mia opinione. Una è quella dell'autista della Toyota Pickup, Ali Abdi. Ali Abdi dice che stava guidando quando la Land Rover con quei 7 uomini a bordo gli ha tagliato la strada. Allora lui ha fatto marcia indietro, ha battuto contro il marciapiede e si è bloccato. Intanto dalla Land Rover sono scesi 2 uomini con i Kalashnikov imbracciati. E qui il racconto comincia a farsi confuso. Il ragazzo della scorta, che si chiama Nur Aden e che sta sul cassone, si prende paura, spara, il fucile gli si inceppa e allora lo butta via e scappa. Spara anche Ali Abdi con una pistola, ma si inceppa anche quella. Allora i 2 uomini col Kalashnikov aprono il fuoco contro la Toyota, poi rimontano in macchina e se ne vanno. È una testimonianza confusa, quella di Ali Abdi, che a volte concorda e a volte contrasta con quella di altri testimoni presenti. La guardia del corpo che stava sulla Toyota, la donna che vendeva il tè, le guardie armate che stavano davanti all'hotel Amana. Nelle testimonianze, gli uomini della Land Rover stavano fermi da un pezzo a bere tè, come se aspettassero qualcuno. Poi, quando hanno visto partire la Toyota, hanno gettato via i bicchierini e sono saliti in macchina per seguirla e bloccarla. In altre testimonianze, le auto in attesa davanti all'hotel Amana sarebbero 2 e ci sarebbe anche un'altra auto blu che, secondo i soldati pakistani del checkpoint sulla linea verde, avrebbe seguito la Toyota di Ilaria e Miran fino ad allora. Altri testimoni vengono sentiti dal capo del reparto investigativo della polizia somala, il colonnello Ali Giro Sharmarke, e danno una versione diversa che il colonnello raccoglie in un rapporto. La Toyota di Ilaria e Miran, secondo il rapporto naturalmente, non sarebbe uscita dall'hotel Amana, ma dal garage del deposito del signor marocchino, l'imprenditore italiano che arriva per primo sul luogo del delitto. Ci sono anche 2 ricostruzioni fatte a caldo, nell'immediatezza dei fatti. Una è quella di un giornalista che si chiama Roger Herring, della Associated Press, che arriva sul luogo del delitto assieme agli operatori della ABC. A Hearing, i testimoni raccontano che Ilaria e Miran non sono entrati all'hotel Amana, ma in una palazzina dell'ambasciata italiana. Poi, quando sono usciti da lì, sono stati fermati da 2 auto, una azzurra dietro e una bianca davanti.
Un'altra ricostruzione è quella di Giovanni Porzio, di Panorama, che arriva sul luogo del delitto assieme a Gabriella Simoni, di Studio Aperto. A lui i testimoni raccontano una dinamica diversa, dal conflitto a fuoco a raffiche di Kalashnikov, descritto da Lee Abdi. Abbiamo trovato la strada della Mena bloccata da un sacco di gente, c'erano uomini armati e alcuni pakistani che erano arrivati probabilmente dalla nostra ex ambasciata. E i corpi di Ilaria e di Miran erano ancora dentro la macchina e la testa insanguinata, erano già probabilmente morte a quel punto. Pochi colpi sparati, due o tre brevi raffiche, nessuna reazione da parte della guardia. L'azione ha l'aspetto di un'esecuzione di tipo mafioso, dichiara Giovanni Porzio. La dinamica dell'omicidio è del tutto anomala per la Somalia e fa pensare ad un'esecuzione premeditata e ben pianificata. Testimonianze contrastanti, come spesso succede con i testimoni, ma che qui sembrano esserlo particolarmente. Anche perché succedono alcune cose ad alcuni testimoni, cose strane. Muoiono o scompaiono. 3 anni dopo, in una situazione del tutto mutata, io e un operatore andammo a Mogadiscio, in Somalia, per fare un reportage sulle tracce di Ilaria. Non era un'inchiesta, non era un'indagine, era un reportage. Andammo sul luogo dell'attentato e ciascuno raccontava la sua verità. Sembrava che tutta Mogadiscio in quel giorno fosse intorno alla macchina di Miran e Ilaria, ognuno aveva la sua versione, con menzogne evidenti, con una sorta appunto di reticenza sulle vere cause e sui responsabili dell'attentato. Sparisce Nur Aden, il ragazzo armato che stava di scorta sulla Toyota, e ad un certo punto sparisce anche Ali Abdi, l'autista. Direi che il caso più significativo è quello dell'autista di Ilaria Alpi, tale Abdi, il quale a un certo punto rientrò in Somalia e dopo essere rientrato in Somalia, dopo aver deposto nel processo accusando questo Hashi Omar Hassan, è morto. In quell'occasione i giornali somali hanno scritto che si trattò di una morte sospetta e che Abdi era tornato dall'Italia con molti soldi. Attenzione però, non corriamo troppo con la fantasia. La Somalia di quegli anni è la stessa Somalia di oggi, un posto pericoloso, senza legge e senza ordine, dove regna la violenza e dove capita molto spesso che la gente scompaia e muoia per una serie infinita di motivi. Restiamo ai fatti. Quando si indaga su un delitto, non ci sono soltanto i testimoni a raccontare quello che è successo. Ci sono anche le vittime, che parlano attraverso i segni che si portano sulla pelle. Ci sono Ilaria e Miran a raccontare della loro morte. Attenzione però, perché le cose anche qui non sono così semplici. A noi ci avevano detto che Ilaria aveva il corpo crivellato da colpi, per cui non l'abbiamo voluta vedere. E abbiamo mandato mio fratello e mio cognato per il riconoscimento di nostra figlia. Quando sono tornati indietro hanno detto: ma quale colpi? Aveva solo la testa fasciata, aveva il corpo integro. Questo l'abbiamo saputo dopo. I primi ad esaminare i corpi di Ilaria e Miran sono i medici americani dell'obitorio della Brown & Roots, ma il loro referto è andato perso. Poi li esamina l'ufficiale medico della nave Garibaldi, il capitano di vascello Armando Rossitto. Miran è stato ucciso da un colpo alla testa, zona parietale destra. Ilaria da un colpo alla nuca, ma dall'altra parte, a sinistra. Un colpo che le ha anche spezzato un dito, quando ha cercato di ripararsi la testa con la mano.
Poi Miran viene portato a Trieste, dove prima di essere cremato viene eseguita l'autopsia. Il medico legale conferma: proiettile di piccolo calibro, colpo alla tempia destra, dall'alto verso il basso. Miran si è anche difeso, perché vengono trovate delle escoriazioni sul braccio destro. Ilaria viene portata a Roma, al cimitero di Prima Porta, dove il sostituto procuratore De Gasperis la fa esaminare dal medico legale di fiducia della procura, il dottor Giulio Sacchetti. L'unico dato rilevante che abbiamo constatato in quel momento era questo, cioè che sul corpo non si rilevava una sola ferita al capo, in questa parte qui del capo, ferita che nell'immediatezza il medico legale riconduceva a un colpo singolo di arma corta, cioè di una pistola. Quindi dava idea di un'esecuzione. È soltanto un esame esterno e non un'autopsia, ma il dottor Sacchetti concorda col medico della Garibaldi. Ilaria è stata uccisa da un colpo alla testa, un proiettile calibro 9 che il dottor Sacchetti recupera dalla nuca di Ilaria, sparato probabilmente da una pistola e a distanza ravvicinata, praticamente a bruciapelo. Ma non si fa l'autopsia e il magistrato, interrogato dalla commissione bicamerale d'inchiesta, dirà: non feci l'autopsia perché era già tutto chiaro, si trattava di un colpo sparato a contatto o a distanza ravvicinatissima. E va bene questo, però dopo pochi mesi, quando il perito balistico dirà che non si è trattato di un colpo di pistola e quindi di arma corta, ma di un colpo di Kalashnikov, e quindi c'erano due versioni, i due periti, perché in quel momento, allora in quel momento preciso, non si riesuma il corpo e si fa l'autopsia? E di fatto si dà il via a un balletto di perizie, ce ne sono decine, che vengono fatti in questi anni e si procederà da una parte e dall'altra. Così, nel 1996, quando le indagini passano nelle mani del sostituto procuratore Giuseppe Pititto, il magistrato fa riesumare il corpo di Ilaria e fa eseguire una perizia balistica e un'autopsia, secondo cui il colpo sarebbe stato sparato da lontano. I periti di parte civile, invece, quelli della famiglia Alpi, continuano ad essere convinti che il colpo sia stato sparato da vicino. Il corpo di Ilaria viene riesumato di nuovo nel marzo del 2004, su ordine del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa del caso, Carlo Taormina. Perizia di parte della commissione. Colpo di Kalashnikov sparato a distanza. Chissà se è vero che quando uno sta per morire, gli passa tutta la vita davanti agli occhi come in un film. Se è vero, il film della vita di Ilaria, che le passa davanti agli occhi, mentre si copre la testa con le mani, accucciata dietro al sedile, deve essere un film molto breve, perché quando muore, Ilaria ha poco più di 30 anni. Breve, ma pieno di cose. Perché Ilaria è una giornalista, lo sappiamo, ma una di quelle brave. E anche se è molto giovane, di cose ne ha viste tante. Soprattutto in quella complicata parte di mondo che è l'Africa. Anche Miran Hrovatin ne ha viste tante di cose, ma chi lo conosce sa che cosa pensa quando cerca di ripararsi la testa col braccio. Pensa a Ian, suo figlio. Lui aveva un rapporto molto stretto con il figlio, il figlio era molto piccolo. E mi ricordo che noi montavamo nella sede della televisione bosniaca, che era una specie di bunker, e solo da lì potevamo telefonare ogni tanto a casa, e la sera quando tornavamo lui si chiudeva in questa specie di casottino dove si poteva telefonare e stava per mezze ore con il figlio a parlare, a dirgli: papà torna presto, non c'è problemi, sta bene, non c'è pericolo, eccetera. O forse no. Forse non è vero che si rivede tutta la propria vita. Forse Ilaria e Miran non hanno avuto tempo di pensare ad altro che alla loro paura. C'è un bel film che racconta questa vicenda, Ilaria, il più crudele dei giorni, di Ferdinando Vicentini Orgnani. E lì, nell'ultima scena, poco prima del colpo che la uccide, lo scrittore Marcello Fois, che firma la sceneggiatura, le fa ripetere a se stessa: stai giù, stai giù, stai giù, come i bambini, quando hanno paura.
Va bene, Ilaria e Miran sono morti, li hanno ammazzati. Ma come? In un delitto parlano i testimoni, parlano i corpi delle vittime e parlano anche i luoghi in cui si è svolto il crimine, il luogo del delitto. Ecco, in questo caso il luogo del delitto è un'auto, la Toyota Pickup. Cosa racconta quella macchina? Subito dopo l'agguato, Ilaria e Miran vengono spostati dalla Toyota Pickup. Vengono trasportati sull'auto del signor marocchino, che corre al Porto Vecchio di Mogadiscio. La Toyota Pickup li segue. Perché sono stati tolti dalla macchina dove sono stati uccisi per metterli sulla macchina di Giancarlo Marocchino? La macchina dove erano stati uccisi era funzionante, tanto è vero che l'autista ha seguito il corteo della macchina di Marocchino ed altri fino al Porto Vecchio. Questa è un'altra domanda alla quale non abbiamo avuto risposta, ma di queste domande ce ne abbiamo moltissime. La Toyota Pickup segue l'auto del signor Marocchino fino al Porto Vecchio. Lì nessuno pensa a farla sequestrare e tantomeno a farla fotografare. L'auto torna a Mogadiscio Nord e scompare. Resta in Somalia per 11 anni, fino a quando il presidente Taormina, nell'ambito della commissione parlamentare d'inchiesta, la fa cercare. La ricerca della macchina fu molto complessa, perché attraverso un personaggio che avevamo assoldato, ci aveva portato, eravamo arrivati in una località dove fu fatta prima vedere la macchina. Dopo essere stata vista fu ben fotografata in tutti i particolari, in tutte soprattutto in quegli aspetti che interessavano particolarmente la vicenda. Soltanto dopo aver visto il materiale fotografico ed averlo sottoposto alla polizia scientifica, noi abbiamo deciso di fare l'operazione, cosa che è stata effettuata, e sottoponemmo la macchina a sequestro. A trovare la macchina è il signor Marocchino, che l'acquista per conto dell'Italia e la spedisce nello Yemen, dove viene a prenderla un aereo dell'aeronautica militare italiana. I periti della commissione e la polizia scientifica di Roma esaminano l'auto con il balipedio, uno strumento che serve per le perizie balistiche, e confermano la tesi del proiettile sparato da lontano. Un proiettile vagante, sparato senza l'intenzione di uccidere, che prima avrebbe colpito Miran alla testa, poi avrebbe forato il sedile, staccando un pezzo di metallo, e poi avrebbe colpito anche Ilaria. Abbiamo collocato la macchina sul balipedio e abbiamo potuto ricostruire tutte esattamente le traiettorie nel modo in cui dunque si era verificato l'eccidio. Anche la Procura di Roma vuole esaminare la macchina, ma la Commissione parlamentare che sta conducendo un'inchiesta e ha poteri giudiziari ritiene che ci sia un conflitto di competenze e il Presidente Taormina nega l'autorizzazione. Finisce tutto alla Corte Costituzionale, che dà ragione alla Procura di Roma. Così il sostituto procuratore Franco Ionta, che nel frattempo si è avvicendato in questa inchiesta che ha già visto tre magistrati, fa fare una perizia sulle tracce di sangue presenti nell'auto. E c'è una sorpresa. La comparazione del DNA ha costituito un vero colpo di scena, perché ha stabilito senza ombra di dubbio, quindi un fatto incontestabile, che quel sangue non è compatibile con il sangue di Ilaria, cioè non è di Ilaria Alpi. Quindi che cosa si può concludere? Che Ilaria Alpi non stava su quella macchina quando è stata uccisa. E quindi qualcuno ha fatto carte false. Ma c'è qualcosa di più, un sospetto, più forte e più inquietante. I periti della parte civile, quella dei genitori di Ilaria, confrontano le immagini dell'auto ripresa nei filmati della ABC e della TV svizzera con quella fatta arrivare in Italia dal signor Marocchino. E a loro l'auto non sembra la stessa.
Nei filmati, i sedili della Toyota, sia quello davanti su cui sedeva Miran che quelli dietro su cui stava Ilaria, non sembrano presentare fori nelle foderine, che sono rosse. La macchina esaminata dalla commissione, invece, ha le foderine grigiastre e ci sono dei fori. Tenendo presente che noi abbiamo ricostruito le traiettorie individuando persino i tramiti interni sia al corpo di Rovatin che al corpo di Ilaria Alpi. Per cui i buchi che abbiamo trovato nei sedili dell'auto li abbiamo sono stati perfettamente coincidenti con i fori d'entrata nella testa di Ilaria e il luogo in cui abbiamo noi trovato frammenti di piombo. Quindi che la macchina fosse quella non c'è dubbio. È importante sapere come sono morti Ilaria e Miran, perché se sono stati colpiti da lontano, in un conflitto a fuoco generalizzato e da un proiettile vagante, allora è una cosa. Se invece sono stati colpiti da vicino, sparandogli a bruciapelo, apposta per ucciderli, allora è un'altra. Perché c'è ancora quell'altra domanda a cui dare risposta, la più importante. Perché sono morti Ilaria e Miran? Ci sono le tre cose che avevano. Allora, non è stata una rapina, è solo stato così. Si vede che sono andati in certi posti che non dovevano andare. Io penso che c'è una spiegazione. Politica anche? Non saprei dire. O è solo questione di... così, tanto per far vedere che si creano incidenti? No. Questo è stato un agguato bello e buono. Quindi premeditato? Sì, senza. Ma io confermo ancora quanto ho detto ieri su un'azione addebitabile ai fondamentalisti islamici. Si trattava chiaramente di un attacco diretto ad uccidere, quindi un attacco che può essere ritenuto di matrice politica, anche se nulla porta a ritenere che sia stato un attacco diretto contro due cittadini italiani. Quando si indaga su un delitto, si ascoltano i testimoni, si esaminano i corpi delle vittime, si analizza il luogo del delitto e poi si cerca di ricostruire le ultime ore delle vittime. Ecco, anche questo, nel nostro caso, non è così facile. Ilaria e Miran rientrano a Mogadiscio dopo essere stati 6 giorni a Bosaso, a nord del paese, per un servizio. Arrivano all'aeroporto nella mattinata del 20 marzo con un C-130 assieme ad altri passeggeri. Miran, che lo abbiamo detto è uno bravo, che filma tutto, li riprende, ma non sarà possibile ricostruirne l'identità. Ecco, attenzione, l'autista e la guardia armata che dovevano venire a prenderli non ci sono. Però c'è qualcun altro che gli dà un passaggio e li porta fino a Mogadiscio. Chi? Non si sa. Non si riesce a sapere. Qui c'è davvero un mistero. Chi li prese all'aeroporto di Mogadiscio e li portò al loro hotel? Perché l'aeroporto è collocato dentro il compound americano a Mogadiscio. Dunque, non è che chiunque può andare dentro l'aeroporto. Ci possono andare militari, intelligence e persone autorizzate. Quindi qualcuno andò a prenderlo, non sappiamo ancora chi è stato, e qui io credo che chi è andato a prenderli materialmente sarebbe ora che lo dicesse, e cosa è successo in quei giorni, e comunque non credo che sia difficile risalire, sarà segnato in qualche registro. Dopo essere arrivati in albergo e aver chiamato le proprie famiglie, Ilaria e Miran escono di corsa e attraversano la linea verde per andare nella zona nord. Dove? All'hotel Ammana? E perché? Il 19 era stato mandato un mezzo militare per recuperare Ilaria, per portarla in zona di sicurezza. Non si capisce perché il 20 non sia andato nessuno, se non potevano perché c'erano stati gli imbarchi, era un momento cruciale per le nostre forze armate, almeno avvertire all'albergo che non si muovesse, insomma. Invece poi c'è stata questa partenza improvvisa di Ilaria, che è stranissimo perché era arrivata stanca. Per incontrare Remigio Benni, il corrispondente dell'ANSA, dice un testimone, un giornalista somalo. Ma all'hotel Ammana Remigio Benni non c'è più. È andato a Nairobi assieme agli altri giornalisti italiani. E questo, Ilaria e Miran, dovrebbero saperlo.
Eppure Ilaria e Miran escono di corsa e fanno quel viaggio breve ma pericoloso, perché lo sanno che passare dalla zona di Eidid a quella di Alimadi è come attraversare il confine di due paesi in guerra. Ilaria l'ho scritto anche nei suoi appunti. Per attraversare la linea verde bisogna essere ben organizzati e soprattutto avere una buona ragione, perché è pericoloso. E allora perché Ilaria e Miran lo fanno? L'unica spiegazione invece è stata data dalla polizia somala, che ha compilato un rapporto e ha detto che Ilaria Alpi è andata a morire perché qualcuno l'ha convocata in quel posto. E quindi questo qualcuno sarebbe l'artefice di tutta la manovra. A Roger Herring, della Associated Press, i testimoni avevano detto di aver visto Ilaria e Miran uscire dal palazzo dell'ambasciata italiana, che sta ad una cinquantina di metri dall'hotel Ammana. Il colonnello Charmarque, invece, nel suo rapporto, scrive un'altra cosa. Il colonnello Charmarque dirige la sezione investigativa criminale della polizia somala ricostruita dall'ONU. Subito dopo l'agguato manda in giro i suoi investigatori a fare domande, ma non è facile, perché nessuno vuole parlare e si capisce subito che è pericoloso. Secondo il rapporto del colonnello, Ilaria e Miran sarebbero andati nella zona nord perché chiamati da un italiano, Giancarlo Marocchino. Di più, il colonnello, nel suo rapporto, indica proprio il signor Marocchino come l'organizzatore dell'agguato, per ragioni che sono da ricercarsi nell'ambito dell'attività giornalistica che Ilaria stava svolgendo in Somalia. Così scrive il colonnello. Il colonnello dice di essere andato a casa del signor Marocchino con 9 uomini per interrogarlo a Mogadiscio, ma lui non aveva voluto rispondere, anzi, ad un certo punto i poliziotti si erano trovati circondati da un centinaio di uomini armati e se n'erano dovuti andare. Attenzione, questo lo scrive il colonnello Charmarque nel suo rapporto. Interrogato dal sostituto procuratore Pititto, il colonnello conferma tutto quello che ha scritto, ma si tratta ancora sempre di indagini. Il signor Marocchino, che non è mai stato indagato per la morte di Ilaria e Miran, dà un'altra spiegazione. In Somalia, dice, per $10 trovereste chi mi accusa di aver ammazzato Kennedy. Perché il signor Marocchino è in Somalia da 10 anni, la Somalia di quegli anni, e di cose ne ha viste parecchie anche lui. Marocchino era anche un informatore, non è che sveliamo qualche mistero se diciamo questo. Marocchino era un informatore per i servizi italiani, che funzionavano ad intermittenza, ma comunque qualcosa facevano. Nel 1993 il comando dell'UNOSOM, le forze dell'ONU presenti in Somalia, fa arrestare ed espellere il signor Marocchino, accusato di traffico d'armi ed altre attività illecite. La procura di Roma apre un'inchiesta, ma poi archivia le accuse e il signor Marocchino ritorna in Somalia, su espressa richiesta dell'ambasciatore italiano Mario Scialoia. Nel 1997 la procura di Asti indaga il signor Marocchino per associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti tossici e nocivi. L'inchiesta si avvale di indagini e intercettazioni telefoniche fatte dalla procura di Torre Annunziata, dalla procura di Roma e dalla polizia forestale di Brescia. Che è un nucleo di investigatori particolarmente attivi nel campo dei crimini ambientali e in quello dei rifiuti tossici e radioattivi. L'ipotesi, infatti, è che assieme ad altri imprenditori, uomini dei servizi segreti ed autorità somale, rifiuti tossici e radioattivi siano stati interrati in alcune zone della Somalia, sotto strade e banchine del porto in costruzione. Accuse archiviate anche in questo caso. Marocchino, da quello che io sapevo allora, era un personaggio semplicemente italiano che faceva i suoi affari
nella zona di Mogadiscio nord e sud e basta. Poi è venuto fuori che fosse un uomo fedele alla Repubblica e quindi probabilmente molto di più che un autotrasportatore qualsiasi. Però che il signor Marocchino sia uno che la situazione della Somalia la conosce bene e dall'interno, questo è vero. Non riuscirebbe a fare il suo lavoro in Somalia e in quegli anni se non fosse così. E infatti, pochi giorni prima che Ilaria e Miran vengano uccisi, succede una cosa strana. Il 15 marzo c'è una cena a casa del signor Marocchino, che quel giorno compie gli anni. Ci sono autorità, giornalisti italiani e c'è anche l'inviata del TG2, Carmen, la sorella. Ad un certo punto il signor Marocchino si assenta, sta via un'oretta e quando torna ha una brutta notizia. Dice di essere stato informato che c'è stata una riunione dei capi dei clan che si dividono Mogadiscio, che hanno deciso di rapire alcuni giornalisti italiani, forse di ucciderli, e invita tutti a lasciare Mogadiscio. C'erano tutti gli elementi per correre ai ripari, per cercare di vedere quando questa giovane giornalista e il suo operatore sarebbero arrivati a Mogadiscio, prenderli, tutelarli, garantirne la vita, cosa che non è stata fatta. E a domanda la risposta dell'intelligence è stata: beh, se dessimo retta a tutte le segnalazioni che ci vengono fatte, ma lì un piccolo particolare, i due sono stati uccisi il 20 marzo a Mogadiscio. A questo punto c'è rimasta un'ultima cosa da fare: testimonianze, autopsie, esame del luogo del delitto, ricostruzione delle ultime ore di vita. Però quando muore un giornalista e quando muore così, ammazzato, come Miran e Ilaria, o come Mauro De Mauro o Mario Francese in Sicilia, oppure come Giancarlo Siani a Torre Annunziata, la domanda è sempre una: cosa stava facendo? Di che cosa si stava occupando? Si sta occupando di tre cose fondamentalmente. Di una se ne occupa da quando è iniziato ad andare in Somalia, quindi fino al 92, che è il problema della mala cooperazione degli sperperi. Ricordiamo che siamo nel periodo delle inchieste, cioè Mani Pulite nel pieno, ci cioè sono tutte le inchieste anche sulla cooperazione allo sviluppo, quindi sono notizie per noi ormai vecchie oggi, ma per lei sono di strettissima attualità, cioè lei ha l'occasione di andare in uno dei paesi di cui si sta parlando nell'inchiesta in Italia. Dal 1985, nell'ambito dei progetti di cooperazione, parecchi miliardi di lire vengono investiti in Somalia. Le intenzioni sono tra le migliori. In Africa, in quegli anni, c'è una pesante carestia e il FAI, il Fondo Aiuti Italiani, che nasce proprio allora, finanzia e continua a finanziare operazioni utili e importanti. Ma per la Somalia, a volte, le cose vanno diversamente. Soldi che si perdono, progetti che costano troppo e che non funzionano, come strade nel deserto e flotte di pescherecci che passano poi ai privati. E c'è anche il sospetto che i soldi servano ad altro, a finanziare traffici di armi o a sostenere un regime come quello di Siad Barre, che di lì a poco cadrà, precipitando la Somalia nel caos. Sono state scritte cose false e intollerabili. Ad occuparsi dei fondi della cooperazione ci sono 41 inchieste della Corte dei Conti e nel 1994 anche una commissione parlamentare d'inchiesta. Poi ci sono le indagini delle varie procure, soprattutto nel periodo di Tangentopoli e di Mani Pulite. Lettera indirizzata agli italiani a Mogadiscio, così titola oggi Beldeg, giornale in lingua somala di tendenza filo Aidid. Un articolo di fuoco che spiega con nomi e particolari cosa ne pensi l'ex ministro dell'industria somalo dei rapporti fra l'Italia e il suo paese. Pesanti accuse contro i politici italiani, da Craxi a De Michelis, passando per il capo del fondo di aiuti italiano, Francesco Forte. Il ministro continua la lettera e si chiede: dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia? Ma non è soltanto per questo che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono in Somalia. Sono lì per documentare la partenza dei soldati italiani e anche per un'altra cosa.
Quando tornano a Mogadiscio, quel giorno in cui vengono ammazzati, Miran e Ilaria tornano da Bosaso, che è una città molto importante, la seconda della Somalia, un porto a nord del paese. Dovevano starci soltanto 2 giorni per fare qualche intervista, poi però hanno perso l'aereo, i collegamenti sono quello che sono, e così Miran e Ilaria restano a Bosaso per 6 giorni. Cosa fanno in quei 6 giorni? Il porto di Bosaso è il centro più importante delle regioni nord-orientali della Somalia. Qui approdano le navi in arrivo dalla penisola arabica. Una cosa, sicuramente, un'intervista ad Abdullahi Musa Bogor, il sultano che controlla Bosaso. Secondo lei di cosa ci sarebbe bisogno, se potesse chiedere? Beh, ne abbiamo risposto questa domanda almeno 1.000.000 di volte. Non a me. Beh, non abbiamo bisogno di tutto. Di tutto. Dalle medicine, della riparazione di strade, del completamento del piccolo porto costruito dagli italiani. E di tutto, praticamente. È strana quell'intervista. Perché nelle 6 cassette che arrivano in Italia, Miran ha girato soltanto 20 minuti di intervista e intervallati da numerosi tagli. Mi ricordo proprio, guardando di nuovo l'ultima sua intervista, quella che fu trasmessa, quella al cosiddetto sultano di Bogor, giù ai montaggi con Iervolino, che era un montatore molto amico di Ilaria, parlando con lui, guardando l'ultima sua intervista, Iervolino mi diceva, guarda che c'è un taglio qua, questa intervista si è bloccata. C'è un cambio di immagine. Anche il sultano Musa Bogor ricorda un'intervista diversa e lo conferma al sostituto procuratore Pititto e alla commissione parlamentare d'inchiesta. Importa quello che il sultano dice. Dice delle cose colossali rispetto a quello che si sapeva. Ossia, primo, dice, la nostra conversazione è durata 2 ore e mezzo, 3 ore. Io non ho mai chiesto di interrompere la registrazione. Sono sicuro, perché l'ho visto, mi è capitato di vedere con i miei occhi il cambio di cassetta almeno 3 volte. Quindi o il sultano mente in commissione, oppure le cassette sono state manipolate in maniera pesantissima a questo punto. E non ricorda soltanto quanto dura l'intervista il sultano, ricorda anche le domande di Ilaria e gli argomenti di cui hanno parlato. Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato. Lui? Lui. Lui solo? Lui con altre persone, io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo. Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, una internazionale che si chiama Shifco, ed era una proprietà praticamente del Seattle, e lui gli faceva l'amministratore, e quando è venuto il collasso si è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia. Ilaria fa al sultano domande precise sul traffico d'armi e di rifiuti tossici. In particolare chiede informazioni su una flotta di navi da pesca donata dall'Italia alla Somalia nell'ambito dei progetti della cooperazione. Shifco si chiama la società che la gestisce. Ilaria fa domande su un signore in particolare, che si chiama Omar Mugne Said, e che dopo la caduta di Siad Barre entra in possesso della flotta, perché il sospetto è che proprio su quelle navi passi un traffico d'armi proveniente dall'Unione Sovietica. Sa il nome della società? No. Il nome? E la conosce? Io no. Comunque la trovo. Se mi dà una mano lo trovo. Deve fare ricerche, deve guadagnarsi le mani lei. Non mi vuole dare una mano? Non posso. E sai, queste società hanno dovunque
hanno dei lacchè. E dov'è la nave? Non la possiamo vedere? Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta. Sarebbe una notizia, uno scoop anche, e piuttosto scottante, perché quelli sono gli anni in cui in Italia la politica viene messa sotto accusa. È il 1994, è l'anno dell'inchiesta Mani Pulite e delle sue derivazioni. Nessuno faceva caso, adesso nessuno fa caso. No, adesso il nostro nuovo sport è quello di fare processi, per cui non, adesso è diverso, non è come 5-6 anni fa. Ma sì? Italia è rinnovata. Meno male. Mandateci i rinnovatori. Così almeno ci crediamo. Ilaria lo scrive anche nei suoi appunti. 1.400 miliardi di lire. Dove è finita questa impressionante mole di denaro? E poi anche Pesca, strada Bosaso Garoe. E poi Mugne, Farà Omar, Viareggio, Scifco. Ci siamo incontrati a Gibuti e l'ho intervistato e lui mi dice sì, queste navi a noi risulta che facessero traffico di armi, ce ne parlavano i marinai che lavoravano su queste navi, ce ne hanno parlato a lungo, talvolta le hanno anche offerte a noi queste armi, c'è un signore che è venuto a offrirci queste armi, dice ve le portiamo con le vostre stesse navi. Ma non fanno soltanto interviste come quella al sultano del Bosaso, Ilaria e Miran, vanno anche in giro. In particolare vanno a vedere una strada, quella che va da Garoe a Bosaso, 460 chilometri, costruita dagli italiani nell'ambito della cooperazione. Arrivano fino a Gardo, che sta a 140 chilometri, verso l'interno. Miran riprende tutto e un po' di quello che gira c'è rimasto. Ma cosa c'è di strano in quella strada? Luciano Scalettari e altri giornalisti di Famiglia Cristiana, che da tempo si occupano della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, legandola al traffico di rifiuti e di armi, vanno 3 volte in Somalia. L'idea è quella di verificare le voci che girano attorno a quella strada, voci di cui Ilaria era al corrente e di cui sarebbe andata a chiedere conto al sultano del Bosaso assieme a Miran. Le voci secondo cui, durante la costruzione della strada, nelle cave di pietra usate per i lavori, sarebbero stati interrati fusti di rifiuti tossici. Scalettari e gli altri trovano alcune cose, testimonianze soprattutto. Pescatori che sott'acqua trovano fusti scaricati in fondo al mare e poi si ammalano e muoiono. Infermieri e medici, e ce n'è anche uno italiano, che parlano di aumento di tumori e di malformazioni tra i neonati. Autisti che dicono di aver scaricato dei fusti nelle cave lungo la strada in costruzione, 100-200 metri più dentro, perché fossero ricoperti. Ovviamente qual è il problema? Che in questi casi si ha il dubbio che il testimone venga a dirti quello che ritiene che tu voglia sentire. Quindi la procedura prevedeva di sentire il racconto e dire benissimo, adesso vieni con noi e ci porti sul posto dove ricordi che fosse stato seppellito del materiale. Per cui dove andavamo col testimone prendevamo già al momento delle misurazioni che ci permettevano di vedere se effettivamente lì sotto c'era del metallo. E prendevamo la posizione GPS, quindi chiunque poi avrebbe potuto tornare e fare verifiche ulteriori. Bisognerebbe andare a vedere, bisognerebbe andare in Somalia e scavare. L'altra commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa del caso, quella sullo smaltimento illecito dei rifiuti presieduta dall'onorevole Paolo Russo, ritiene invece l'ipotesi molto interessante e in tempi molto brevi chiede di acquisire tutto il materiale, foto, cassette, sbobinature delle interviste, punti rilevati con il GPS. A noi interessava capire se quei rifiuti speciali, tossici, semmai radioattivi, se erano giunti in quella terra in Somalia. Quella missione richiesta per le ragioni di particolare vivacità e particolare situazione dal punto di vista anche delle condizioni
militari, di rivolte e di guerriglia in quella regione non ci fu autorizzata e non potemmo metterla in campo. Di fatto è la rete dell'intelligence nostra che dice non ci sono le condizioni di fattibilità, che insomma è una cosa che va sottolineata perché è una costante in questi 14 anni, quasi 15 anzi, dalla morte dei due giornalisti, cioè l'interferenza, l'intervento quasi sempre ostativo, quasi sempre di blocco da parte della nostra intelligence o dei servizi è una costante. C'è un altro particolare, un altro elemento che collegherebbe la morte di Ilaria e Miran al traffico di armi e di rifiuti tossici. È un documento molto importante, il certificato di morte di Ilaria Alpi. Noi abbiamo letto su una notizia sull'Espresso, tanto che poi abbiamo chiamato l'estensore, il giornalista, perché eravamo rimasti allibiti, che un certo signor Giorgio Comerio a Milano è stata perquisita la sua casa. Durante questa perquisizione è stata trovata una cartella, credo che sia stata anche di colore giallo, credo che si dicesse, dove dentro c'era c'era scritto Somalia e dentro c'era il certificato di morte di nostra figlia. È il 1995, un anno dopo la morte di Ilaria e Miran. La procura di Reggio Calabria sta indagando su un possibile traffico di rifiuti tossici e radioattivi sulla base di alcuni naufragi di navi che ritiene provocati apposta. Navi a perdere, le hanno chiamate. Il sostituto procuratore Francesco Neri, che coordina le indagini, invia un gruppo di investigatori a perquisire la villa di un ingegnere coinvolto nelle indagini, l'ingegner Giorgio Comerio, sospettato di inviare illegalmente rifiuti tossici nei paesi del cosiddetto terzo mondo, tra cui la Somalia. Non tutta la Somalia, una zona precisa, quella di Bosaso. Ecco, a casa dell'ingegnere, dentro una cartellina con sopra scritto Somalia, gli investigatori trovano il certificato di morte di Ilaria Alpi. Quello redatto sulla nave Garibaldi dall'ufficiale medico responsabile, il professor Armando Rossitto. Il sostituto procuratore Francesco Neri fa sequestrare tutto, anche il certificato, che poi però scompare di nuovo. Quando nel 2005 il sostituto procuratore va a farsi ascoltare dalla commissione Taormina, scopre che il certificato è sparito dagli scatoloni dell'archivio della procura, assieme a molti documenti contenuti in quel fascicolo sulla Somalia. È un grosso affare che coinvolge stati, servizi segreti e naturalmente criminalità organizzata. Possiamo dire che compaiono tracce di presenze dell''ndrangheta e di altri gruppi e clan mafiosi per tutto il percorso dei rifiuti tossici, che quindi in qualche modo poi è lo stesso percorso che ha portato all'assassinio di Ilaria e di Miran. A confermare il coinvolgimento nello smaltimento illecito dei rifiuti della criminalità organizzata e dell''ndrangheta calabrese in particolare, ci sono le recenti dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Francesco Fonti, dell''Ndrina di San Luca. Che io ho fatto una spedizione in Somalia, una nave della Scifico, dei pescherecci, quelli che il governo Trax aveva regalato alla Somalia. Questa nave c'erano questi piloni, c'erano anche delle casse di armi, e questa spedizione è arrivata in Somalia. Poi lì mi sono avvalso di personaggi tipo marocchino per lo scarico, sono scaricati questi punti, queste casse di armi, che armi fanno. Dovevano andare, i punti sono stati spostati da una parte alla foce di un fiume e un'altra parte sulla strada Garoico-Tarmo. Le dichiarazioni di Francesco Fonti allargano il traffico a livello internazionale, coinvolgendo molti paesi, tra cui proprio la Somalia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Dice tante cose Francesco Fonti, tante cose interessanti, ma attenzione, sono ancora tutte da verificare e devono ancora trovare conferma. Il traffico della Somalia, ho messo un punto interrogativo citando la dottoressa Alpi. La dottoressa Alpi, Ilaria Alpi, è stata uccisa per questo motivo.
lavorare. E, però ancora qualche notizia mi arrivava. Nelle notizie che mi arrivavano c'erano i fatti che hai fatto questo traffico di rifiuti in Somalia e non è successo niente perché eri ammanicato, ecco. Mentre questa giornalista non aveva nessun protettore, ha scoperto qualcosa e l'ha ucciso. Per cosa sono morti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin? Perché avevano scoperto troppo su un traffico di armi e rifiuti tra l'Italia e la Somalia. La commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Carlo Taormina non è della stessa idea. Secondo la relazione di maggioranza, che dopo due anni, nel febbraio del 2006, conclude i suoi lavori, non è per quello che sono stati uccisi Ilaria e Miran. Non c'era niente da scoprire da quelle parti, a Bosaso e in generale in Somalia. Niente che potesse fornire uno scoop a due giornalisti come Ilaria e Miran. La Somalia è un grande mercato di armi. Non c'era niente da scoprire sul mercato di armi, perché le armi si vendono e si comprano alla luce del sole. L'Italia manda le armi alla luce del sole, gli altri paesi lo fanno. Spesso l'Italia triangola nella negoziazione delle armi. Questo è un dato assolutamente certo. Nessun collegamento è stato rinvenuto tra armi e rifiuti tossici e tenete presente in particolare che più che di rifiuti tossici si è sempre parlato di rifiuti radioattivi. Noi abbiamo fatto fare delle indagini, siccome c'era un giornalista il quale diceva di avere fatto degli accertamenti sull'autostrada di Bosaso e che avevano con questi accertamenti stabilito che non so a quanta profondità vi fossero rifiuti radioattivi. Sarà fatto l'accertamento, non abbiamo trovato niente. Secondo il presidente Taormina, chi afferma che Ilaria e Miran sarebbero stati uccisi per quello che avevano scoperto, sbaglia. Di più, in alcuni casi questo sarebbe un vero e proprio tentativo di depistaggio. Secondo il presidente Taormina, che lo scrive nella relazione di maggioranza della commissione, ci sarebbe una vera e propria centrale giornalistica di depistaggio. Noi abbiamo accertato attraverso l'audizione dei vari soggetti e anche facendo relazioni all'autorità giudiziaria perché venissero sottoposti a procedimento penale che personalità dello Stato, della Polizia, alcuni sedicenti giornalisti, qualcuno pure vero giornalista anche se lo era più di forma che di sostanza perché non avevano assolutamente niente del giornalista, mentre alcuni avevano invece un grande blasone giornalistico, avevano creato una rete, si può parlare di complotto? Non si può parlare di complotto, una rete nella quale coltivava questa ipotesi alla quale faceva seguito uno sfruttamento di carattere economico dal punto di vista della informazione che veramente non fa onore alla classe dei giornalisti. Della cosiddetta centrale giornalistica di depistaggio, di questo complotto dell'informazione, farebbero parte molti giornalisti, tra cui Maurizio Torrealta, allora al TG3, la cui abitazione, come quella di altri giornalisti, viene perquisita su richiesta del presidente Taormina. Non ho capito che tipo di operazione di depistaggio avrei potuto fare, visto che sul caso Alpi tutto era ancora molto poco chiaro, e sarei riuscito a in qualche modo influenzare Famiglia Cristiana, L'Espresso e i giornalisti della RAI. La realtà è che era un'operazione, secondo la mia opinione, intimidatoria, per far sì che nessun giornalista si occupasse più di questo caso, che era un caso che con ogni probabilità riguardava nostre operazioni di intelligence e che nessuno voleva che fosse oggetto di interesse. Io so soltanto una cosa, che ogni volta che un giornalista verrà ucciso ci sarà un suo collega che farà di tutto per capire cosa è successo e se qualcuno pensa con queste operazioni di fermare l'interesse per il caso Alpi viene sconfitto nei fatti. I magistrati che hanno ricevuto le cosiddette teorie dell'avvocato Taormina, presidente della commissione, hanno archiviato, non hanno trovato nessun rilievo penale, nessuna credibilità a queste ipotesi accusatorie. Ma quali sono le conclusioni a cui giunge la relazione di maggioranza della commissione parlamentare? Come e per che cosa sono stati uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin?
non per quello che avrebbero scoperto con la loro attività giornalistica. Il viaggio a Bosaso, il traffico di rifiuti, l'intervista al sultano, secondo il presidente Taormina, non c'entrano niente. La conclusione è stata il frutto di una approfondita indagine su tutte le possibili causali. La pista che si rivelò giusta, e cioè secondo i risultati della maggioranza della commissione, e cioè che si sia trattato di un vero e proprio atto banditesco. Ilaria e Miran ritornano da Bosaso, dove erano andati per fare alcune interviste senza particolare importanza o pericolosità. Normale routine da giornalisti. Si muovono liberamente per la città, passando dalla zona sud a quella nord, attraverso la linea verde, senza particolari precauzioni, perché la loro assenza gli ha fatto perdere il contatto con una città che nel frattempo è diventata più pericolosa. Non sanno che gli altri giornalisti sono già partiti. E poi, così ritengono il presidente Taormina e gli altri membri della commissione che firmano la sua relazione, Ilaria e Miran, in Somalia, si sentono come in vacanza. Ci fu l'ultimo episodio, il momento precedente alla morte di Ilaria, alla uccisione di Ilaria e di Miran Hrovatin, la famosa telefonata che fece alla madre non più di mezz'ora prima, dove appunto, non immaginando certamente quello che sarebbe successo, disse che avrebbe avuto desiderio di rimanere in Somalia perché era stata una bella vacanza. Senza sapere a cosa vanno incontro, Ilaria e Miran si imbattono in un gruppo di banditi somali che hanno intenzione di rapire alcuni italiani, non loro in particolare, dei giornalisti italiani, come aveva detto il signor Marocchino alla cena con Carmen la sorella e altri giornalisti qualche giorno prima. Se vogliamo mettere le cose dal punto di vista della materialità, certamente si trattò di un'operazione largamente premeditata, si trattò premeditata socialmente più che giuridicamente, riguardava un giornalista, è capitata a Ilaria Alpi, poteva capitare a qualcun altro. Questa è stata il risultato della nostra indagine. Così la Land Rover dei banditi blocca la Toyota pick-up di Ilaria e Miran fuori dall'hotel Ammana. Il ragazzo di scorta sulla Toyota si prende paura e comincia a sparare. I banditi rispondono al fuoco e così Ilaria e Miran restano uccisi. Nessun agguato, nessuna esecuzione, nessuna indagine pericolosa su traffico d'armi, di rifiuti o mala cooperazione. Tutto molto chiaro e molto semplice. Un tentativo di sequestro andato male. L'accaduto fu un fatto di una serie di rapinatori che circondavano tutta Mogadiscio, che era stata abbandonata dal contingente italiano, era in via di abbandono. Quindi questa è stata la conclusione. Un atto banditesco che ha portato a morte entrambi. Alla relazione di maggioranza, firmata dal presidente Carlo Taormina, se ne contrappone una di minoranza, firmata tra gli altri dal suo vicepresidente, l'onorevole Raffaello De Brasi, e un'altra, firmata dall'onorevole Mauro Bulgarelli, che si era dimesso dalla commissione per protesta. Taormina non trova i mandanti perché dice che non ci sono, trova gli assassini, i nomi degli assassini, individua il movente, dice che Hashim Omar Hassan è innocente e bisogna rifare il processo, praticamente ha fatto il filotto, ha risolto tutti i problemi che in questi più di 12 anni sono stati affrontati. E sostenere che non ci fosse una volontà omicidiaria è veramente paradossale. Prima di tutto, per quale ragione? Gli unici due uccisi sono i due italiani, i giornalisti. I due che rimangono in vita sono i due somali, ma tutti possono capire che se si voleva fare un rapimento, le prime cose da fare era neutralizzare i due che avevano le armi. E poi la conclusione di un omicidio, quando si vuole rapire, è in sé contraddittorio, ovviamente, perché siccome si vogliono ricavare dei denari dal rapimento, uccidendoli non si ricava un bel nulla. Contro le conclusioni del presidente Taormina c'è anche la famiglia Alpi. L'ultima volgarità l'abbiamo avuta dalla commissione, che l'ultima commissione che c'è stata, che è stato detto che Ilaria è stata uccisa mentre era andata, per loro era andata in vacanza, era al mare. Solo la parola vacanza, insomma, ci ha fatto rabbrividire, perché quando
una collega muore, una giornalista muore, un'italiana muore, bisognerebbe avere rispetto. Probabilmente noi la conosciamo e conosciamo quanto era generosa nel lavoro, quanto lavorava duramente, però è stata una frase detta veramente fuori luogo, assolutamente. Nel frattempo, in questa storia, c'è un altro colpo di scena, perché intanto l'assassino di Ilaria e Miran si trova. Viene accusato, processato e condannato in via definitiva per l'omicidio dei due giornalisti, anche se alla fine, a crederci, sono in pochi. Siamo stati e siamo molto critici sul lavoro della magistratura di Roma. Nel 1996, mentre le indagini sulla morte di Ilaria e Miran sono ancora in corso, senza che si sia arrivati a niente, l'ambasciatore italiano in Somalia di allora, che si chiama Giuseppe Cassini, raccoglie qualche informazione e trova un possibile testimone, che si chiama Hamed Ali Raje, detto Gelle. Riferisce Cassini, nell'agosto del 96, che questo teste, questa persona che è informata dei fatti, è in grado di enucleare, quindi di riferire e di mettere per iscritto tutti quanti i 7 membri del comando omicida. 7. Ripetiamo, 7. E allora dice, però questo signore, questo testimone vuole delle garanzie, nel senso che vuole venire in Italia e vuole stare tranquillo, non vuole più tornare in Somalia. Allora la procura fa venire in Italia il testimone, e questo testimone davanti alla Digos e alla procura della Repubblica, invece di fare 7 nomi, ne fa uno solo, e cioè quello di Omar Hashi, detto Faudo. Hashi Omar Hassan si trova in Italia nel gennaio del 1998, assieme ad altri 10 cittadini somali, per rispondere alla commissione Gallo, che si occupa delle accuse di violenza mosse ai soldati italiani durante la nostra permanenza in Somalia. Hashi Omar Hassan viene riconosciuto da Gelle e dall'autista della Toyota di Ilaria e Miran, Ali Abdi. Finisce sotto processo, nega tutto. Non era davanti all'hotel Ammana quel 20 marzo del 1994, anzi, non era neanche a Mogadiscio, era da un parente che stava male. Gelle non si presenta al processo per confermare le sue dichiarazioni e quando lo cercano risulta irreperibile. In nome del popolo italiano, la seconda Corte di Assise di Roma, visto l'articolo 530, capoverso, Codice procedura penale, assolve Hashi Omar Hassan dal reato al capo A per non aver commesso il fatto. Ordina la scarcerazione di Hashi Omar Hassan se non detenuto per altra causa. L'udienza è terminata. Così la Corte d'Assise di Roma assolve nel 1999 Hashi Omar Hassan per non aver commesso il fatto. Nella motivazione della sentenza, anche perché era stato sostenuto anche dalla difesa, il giudice, l'estensore della motivazione, parlerà giustamente anche di capro espiatorio. Hashi se ne va in Olanda, trova un lavoro e attende il processo d'appello, per il quale torna in Italia, anche se rischia un ribaltamento della sentenza e un ergastolo. Però Hashi sembra molto tranquillo, molto sicuro della sua soluzione. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Invece ecco il ribaltamento. Nel novembre del 2000 la Corte d'Assise d'Appello di Roma condanna Hashi Omar Hassan all'ergastolo per concorso nell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Non sarebbe stato lui a colpirli, ma faceva parte del gruppo che ha sparato. Prova principale della sua colpevolezza, la testimonianza di Gelle raccolta prima del processo e poi una perizia antropometrica che confermerebbe il suo riconoscimento. Il dottor Panza, vice direttore della Criminal Poll, nel 2006, nel febbraio del 2006, invia al presidente Taorbina, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, un documento, un'informativa, in cui si dice espressamente che Gelle ha lo status di rifugiato politico dal 2000 in Inghilterra, ma mi risulta che dal 2006, da febbraio 2006 fino ad oggi, nessuno si è mai peritato di andarlo a sentire. Dopo alcuni passaggi giudiziari che riducono la condanna a 26 anni, la Corte di Cassazione nel 2002 conferma la sentenza. Non si capisce perché un cittadino straniero che sta all'estero, che è stato assolto, viene in Italia a correre il rischio
della pena dell'ergastolo. Questo è tutto. E questo andrebbe anche, a mio avviso, un po' valutato e accertato, perché è stato qualcuno che lo ha convinto, sempre per quella esigenza di cui si parlava prima, del capro espiatorio, lo ha minacciato, non lo so, ma certo è un fatto strano, ognuno di noi è in grado di valutarlo. Nessuno corre, nemmeno col 5% di probabilità, il rischio di prendersi l'ergastolo per un processo che ha vinto in primo grado con piena sentenza assolutoria. Le sentenze si rispettano, certo, ma non sono in molti a credere che Hashi Omar Hassan sia davvero l'assassino di Ilaria e Miran. Non ci crede neppure la commissione parlamentare, presieduta dall'onorevole Carlo Taormina. Hashi Omar Hassan è innocente. Noi l'abbiamo accertato attraverso un pentito che ancora oggi è sotto protezione del Ministero dell'Interno. Nel corso delle audizioni, i commissari ascoltano un test protetto, il test B lo chiamano, che afferma che Hashi sarebbe soltanto un capro espiatorio e fa il nome degli altri 7 uomini del gruppo, quei 7 uomini armati sulla Toyota. E se Hashi Hassan davvero non c'entrasse niente, allora chi avrebbe ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin? E perché? Un atto di banditismo finito male o un agguato per far tacere 2 giornalisti scomodi? Nel giugno del 2007, l'ultimo magistrato che si è avvicendato in 13 anni di indagini, il sostituto procuratore Franco Ionta, ha chiesto l'archiviazione del caso. A parte Hashi, che resta comunque condannato, non è più possibile identificare i responsabili della morte di Ilaria e Miran. Stop alle indagini, caso chiuso. La morte di Ilaria e Miran, il caso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, è destinato a rimanere uno degli infiniti e insolubili misteri italiani. E invece no, perché succede ancora qualcosa. I genitori di Ilaria Alpi hanno fatto opposizione e nel novembre del 2007 il GIP ha accolto questa opposizione e ha disposto la prosecuzione delle indagini, indicando numerosi temi di indagine da affrontare. E il fatto che ci siano ancora tanti adempimenti da compiere, come è stato constatato dal GIP, vuol dire che ovviamente questi adempimenti in passato non sono stati assolti. Quindi vuol dire che le indagini sono state fino ad oggi carenti. Il giudice per le indagini preliminari, Emanuele Cersosimo, esamina la richiesta di archiviazione e la rifiuta. Per il giudice Cersosimo le indagini non sono sufficienti e in alcuni punti devono essere sicuramente approfondite. Il giudice Cersosimo parte da una base, un punto di partenza per lui fondamentale. La ricostruzione della vicenda più probabile e ragionevole appare essere quella di un omicidio su commissione. Per il giudice Cersosimo appare più probabile e ragionevole che Ilaria e Miran siano stati uccisi per impedire che le notizie raccolte in ordine ai traffici di armi e di rifiuti tra Italia e la Somalia venissero poste a conoscenza dell'opinione pubblica italiana. Tutti gli altri motivi sono meno probabili e meno ragionevoli. Per il giudice Cersosimo, i punti da approfondire con un'indagine fatta bene sono 26. Bisogna innanzitutto che la Procura acquisisca tutto il materiale raccolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, perché ci sono alcuni atti che stanno da una parte e non dall'altra. Bisogna rifare la perizia sull'auto, sulla Toyota di Ilaria e Miran, per dissolvere tutti i dubbi e capire cosa realmente sia successo. Poi bisogna fare indagini in Somalia, rintracciare tutti i testimoni che sono venuti fuori nel corso delle indagini e sentirli per bene. Raccogliere i rapporti prodotti dalla polizia somala e dall'UNOSOM e risentire anche molti dei testimoni italiani. I servizi potrebbero dare qualche cosa di più. Per esempio, mentre sono venute fuori le fonti delle informazioni della Digos di Udine, le fonti delle informazioni del SISDE, dell'allora SISDE, non sono venute fuori, perché il capo del SISDE ha opposto il segreto
ed è una cosa che il segreto sulle fonti è ammesso. Quindi è passato tanto tempo, io penso che i servizi potrebbero riconsiderare le loro posizioni e tirar fuori tutto quello che sanno su questa vicenda. E tutto questo, secondo il giudice Cer Sosimo, non soltanto per quanto riguarda l'omicidio di Ilaria e Miran, ma anche per approfondire l'ipotesi di un traffico di armi e di rifiuti tra l'Italia e la Somalia. Abbiamo cominciato questa storia parlando di eroi. Secondo il presidente Carlo Taormina, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sarebbero due eroi del giornalismo soltanto perché sono morti. È possibile. Forse, se nessuno li avesse uccisi, quel 20 marzo 1994, Ilaria e Miran sarebbero ancora soltanto Ilaria e Miran, due persone che amano il proprio lavoro, la verità, l'informazione, la giustizia, che sanno farlo bene e che vogliono farlo fino in fondo, costi quello che costi. Come li vogliamo chiamare, eroi, eroi involontari, gente comune o anche semplicemente Ilaria e Miran, è lo stesso. L'importante è che a quelli che muoiono come Ilaria e Miran, che muoiono così, non accada quello che di solito succede agli eroi, che vengono santificati, celebrati e poi piano piano dimenticati, senza giustizia e senza verità. Questa è l'ennesimo punto in cui noi siamo così, in balia. Noi abbiamo sempre dovuto chiedere, se noi fossimo stati due genitori, come ce ne sono molti, che non hanno voglia, sono talmente disperati, come lo siamo noi, ma noi eravamo e siamo forti, perché vogliamo che nostra figlia sappia, lei per prima, chi l'ha uccisa e perché. E poi lo vogliamo sapere noi. E poi lo vuole sapere l'opinione pubblica, che c'è stata vicinissima a noi. E ci sta ancora, e è ancora vicina a noi. Allora, e noi continuiamo a lottare, se no tutto quello, quel poco che si sa, lo si sa perché mio marito ed io andavamo con le nostre piccole forze, no? A chiedere, a insistere, perché se no non avremmo saputo nulla. Ilaria e Miran non sono mai esistiti per queste persone, mai. Invece per noi lo sono ancora, e noi finché avremo, mio marito non sta bene. Io ancora sto benino, io finché avrò vita continuerò ad interessarmi perché mia figlia abbia verità, giustizia.